signor Pivarro, stia tranquillo. Ricordi di sottoporgli il mio progetto. Buongiorno, signore. Ha fatto buon viaggio, signore? Massacrante, mio caro Pivarro. Io detesto cordialmente le vacanze. Cos'è quel pezzo di carta? Nel cestino! Fernando. Madonna, che male. Buongiorno, signor Duvalier. Sono venuto espressamente da Sydney per vederla. Signori, prego, il signor Duvalier è molto stanco. Li riceverà tra qualche minuto. Se intanto vogliono fare una passeggiata nel giardino, si accomodino. Pivarro, un altro progetto per il disinquinamento della Seine. È diventata un'idea fissa per lei. Anche per lei, signor Duvalier. Sì, con l'unica differenza che io so rinunciare a dei progetti irrealizzabili. Mi dica, Pivarro, che cosa ha da propormi quel tipo che ha detto di venire dall'Australia? Un nuovo procedimento per la bonifica delle zone paludose infestate dalle zanzare, senza DDT. Che si rivolga alle Nazioni Unite. Ci sono altre novità? Ci sarebbe il comitato governativo per la difesa dell'ambiente nei territori d'oltremare che sollecita un suo intervento e... Adesso cominciano a seccarmi. Sarebbe ora che il governo facesse qualcosa. E quello? Che cos'è quello? Ah, quello. L'autore del progetto lo definisce funghi per la depurazione atmosferica. Si tratterebbe di catalizzatori che, secondo lui, dovrebbero aspirare la polvere della città e trasformarla in un amalgama solido che potrebbe essere in seguito usato come combustibile. Geniale. Ma antiestetico. Si possono dipingere in blu, magari in rosso. Non sarebbe peggio del centro Pompidou, Pivarro? E di che somma avrebbe bisogno per realizzare il suo progetto? L'inventore afferma di avere calcolato un budget iniziale di circa 1.273.000 franchi per la fase sperimentale, e cioè l'installazione di un impianto sufficiente per un quartiere di una città di medie dimensioni.